Pomeriggio dalle tinte thriller per l'Avezzano nel match interno contro il Fano. Gli uomini di Scorsini e quelli di Mosconi sono infatti a caccia di conferme in uno scontro diretto tra seconde nel posticipo della nona giornata del girone F di Serie D. L'avvio di gara è però subito instradato dalle decisioni dell'arbitro, il signor Esposito. Un contatto dubbio tra Filosa e Niang è sufficiente per decretare il primo di una lunga serie di calci di rigore a favore degli ospiti. Sul dischetto va Broso, che si fa ipnotizzare da Coco e fallisce l'occasione. L'Avezzano si riorganizza e sfiora il vantaggio a sua volta con un'ormai classica punizione di Zanon. Bizzini salva. Ancora portiere del Fano sugli scudi con una bella deviazione dopo il tiro secco di Sissé, quindi un batti e ribatti sulla linea di porta di Coco fa spaventare i tifosi locali. Il pericolo è però sventato poco dopo. Per il primo tempo non c'è altro, la ripresa si apre come l'avvio di gara con un calcio di rigore fischiato da Esposito dopo un presunto contatto tra Coco e Broso. Le proteste dell'Avezzano restano inascoltate e lo stesso Broso si presenta per la seconda volta sul dischetto. Coco non arriva ed è 0-1 a favore degli ospiti. La serie di rigori sanciti da Esposito continua poco dopo con un tocco di braccio, ancora una volta piuttosto dubbio per le modalità dell'azione, sanzionato con l'estrema punizione. Sul dischetto si presenta ancora una volta Broso e manda in ghiaccio la gara con lo 0-2. L'Avezzano prova a reagire con un paio di occasioni non sfruttate da parte di Dos Santos e con una grande conclusione di Vaccaro, ma di lì a poco non c'è più tempo. Il Fano passa per 0-2 al De Marzi tra la rabbia e le proteste dei locali.